Un modo diverso di festeggiare l'8 marzo, la festa della donna, attraverso la presenza di Paolo Crepè a Taranto, imparare ad essere felici. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché assessore del comune di Taranto alla pubblica istruzione e alla cultura. Avvocato Lupo, lei è stato il motore di questa iniziativa e ha avuto la capacità non semplice di riunire varie realtà associative rappresentative del territorio. Un momento importante per Taranto, la cittadinanza sta rispondendo con grande partecipazione. Ecco, ci dica tutto di questo evento e poi presentiamo Paolo Crepè. Dunque, intanto devo condividere il successo che si preannuncia di questa serata con tutte le 13 associazioni, club service, associazioni di donne che hanno aderito a questa idea mia e di Deborah Giorgi del Soroptimis, presidentessa del Soroptimis. Quindi vuol dire che basta poco. Le realtà sul territorio ci sono, come hai detto tu, occorre l'idea di metterle insieme. Sono realtà conosciute, stimate, che hanno delle mission ben precise. Ora, l'idea penso che sia stata un successo. Presentare Crepè, guarda Luigi, non è facile, perché io avrò il compito proprio di presentarlo all'uditorio. Ho dovuto veramente fare uno sforzo notevole per condensare il suo curriculum. Laureato in medicina, in psichiatria, in sociologia, eminente docente in alcune delle università più prestigiose internazionali, da Londra o da Toronto. Ha scritto numerose pubblicazioni, saggi in medicina e psichiatria, è docente e presidente della Casa per i Genitori. Sarebbe un sogno immaginare che la potesse creare anche Taranto, come tante altre città in Italia. Ha scritto quasi oltre 25 bestseller, il penultimo è proprio Impara ad essere felice, l'ultimo è attualissimo, Luigi, è Baciami in rete, dove si sofferma proprio sulla affettività di questi giovani, no? Che si innamorano e si lasciano attraverso la rete, quindi sempre molto presente alle problematiche familiari e del rapporto genitori-figli.